Durante l'Alto Medioevo, gli arabi avevano imposto la propria egemonia sul Mediterraneo, creando un impero economicamente e culturalmente florido. A partire dal XII secolo, gli equilibri di potere fra mondo islamico e cristiano mutarono. Già nel IX secolo, Carlo Magno aveva salvato l'Europa dal caos, dando vita a un impero dotato di una struttura amministrativa centralizzata ed efficiente. Dopo la morte di Carlo Magno, i suoi domini si disgregarono a causa delle guerre fratricide tra gli eredi al trono e delle ripetute invasioni di vichinghi e magiari. Alla fine dell'Ottocento, l'Europa era politicamente frammentata. I grandi feudatari si erano resi sempre più indipendenti e avevano creato numerosi regni e signorie locali. I legami scaturiti dal sistema feudale contribuirono però a creare coesione sociale. Contadini e signori, principi, vescovi e sovrani erano legati da giuramenti di fedeltà e protezione reciproca. La gerarchia di mutue alleanze, tipica dell'ordine feudale, garantì un ordine sociale relativamente stabile. Al suo vertice vi era il Papa, cui era attribuito il diritto di incoronare l'imperatore. La Chiesa si adoperò per evitare il riaccendersi dei conflitti che avevano infiammato l'Europa. Il vecchio continente doveva ritrovare un'identità comune nella religione cristiana. Alla fine dell'XI secolo, il papato comprese che il momento era favorevole per riaffermare la propria supremazia politica sul mondo cristiano. Nel 1095 fu indetta la prima crociata. Tutti i cristiani vennero sollecitati a combattere l'Islam. L'espansione della religione islamica era vista dal papato come una minaccia. Fino a quel momento, però, i pontefici non avevano mai osato sfidare i califfi arabi, la cui superiorità economica e militare era evidente. La situazione, però, stava cambiando. L'unità araba iniziava a incrinarsi. Dal X secolo, il califfato abbasside di Baghdad era minacciato non solo da quello omayyade di Cordova, ma anche da un terzo califfato, quello dei Fatimidi al Cairo. La nascita di questo nuovo centro di potere provocò un vero sconvolgimento nel mondo islamico. I Fatimidi, infatti, erano una dinastia sciita, mentre i califfati di Baghdad e Cordova erano sunniti. Questa divisione religiosa provocò scontri anche armati. I califfi del Cairo ben presto strinsero alleanze con le fiorenti repubbliche marinare di Genova e Venezia. Ciò contribuì ad ampliare la frattura fra la società islamica d'Oriente e quella d'Occidente, a vantaggio del mondo cristiano. In Andalusia, il califfato di Cordova entrò definitivamente in crisi agli inizi dell'XI secolo. Il potere si frammentò nelle mani di alcuni sovrani guerrieri. Essi cercarono l'appoggio di due dinastie berbere originarie del Marocco. Gli Almoravidi, nell'XI secolo, e nel XII gli Almoadi. I principati spagnoli sfruttarono a loro favore l'instabilità del califfato. Nel 1085 il re di Castiglia, Alfonso VI, riuscì a riconquistare Toledo. Nello stesso periodo, il normanno Ruggero I si impadronì della Sicilia. In Oriente, il califfato di Baghdad era lacerato da rivalità etniche e religiose. Nacquero così alcuni califfati più o meno autonomi. I sovrani arabi si affidarono sempre più spesso al sostegno di mercenari turchi. Proprio una dinastia d'origine turca, i Selgiuchidi, conquistò il potere nel 1055. Essi ostacolarono sempre più decisamente l'accesso dei pellegrini cristiani alla città santa di Gerusalemme. Fu questa la causa scatenante che indusse il Papa a lanciare la prima crociata 10 anni dopo la conquista di Toledo. Tra il 1096 e il 1099, dopo una prima disorganizzata spedizione chiamata Crociata degli Straccioni, 4 eserciti partiti dalla Francia e dall'Italia affrontarono i turchi Selgiuchidi.
dopo sanguinosi scontri, conquistarono Edessa, Antiochia e infine Gerusalemme. Nacquero così i regni cristiani d'Oriente. Le successive crociate vennero giustificate con la necessità di difendere questi stati. Il confronto con l'Islam era inevitabile. Nel momento in cui gli occidentali si sentirono abbastanza forti da affrontare i musulmani, compresero anche di dover fare tesoro del progresso intellettuale dei loro nemici. In questo periodo, Toledo ebbe un ruolo di spicco. Era la prima grande città dell'antica Andalusia a essere stata riconquistata dai cattolici. Rappresentava il luogo ideale per il passaggio della cultura araba in Europa. In questa città vivevano molti ebrei e cristiani che conoscevano bene la lingua araba. C'erano anche ricche biblioteche fornite di testi di ogni genere. Era però necessario tradurli. L'Andalusia araba aveva affascinato la società europea per le sue ricchezze, lo sfarzo della sua architettura e per le invenzioni all'avanguardia. Solo alcuni intellettuali, però, avevano colto l'importanza della cultura scientifica e filosofica del mondo islamico. Nel X secolo, Gerberto di Aurillac, che sarebbe poi divenuto Papa Silvestro II, tradusse dall'arabo alcune opere di matematica. Nell'XI secolo, Costantino l'Africano fornì la versione di alcuni testi di medicina. In seguito, Pedro Alfonso, medico del re d'Inghilterra Enrico I, espose alla corte l'utilità di tradurre i testi scientifici arabi. Alcuni studiosi inglesi, italiani e spagnoli si stabilirono a Toledo, mossi da un nuovo interesse per la cultura islamica. Le autorità cattoliche della città incoraggiarono un vasto programma di traduzione dall'arabo al latino. Nel XII secolo, il termine traduzione indicava la trasposizione dall'arabo al latino. L'eredità araba filtrò nella società europea medievale in modi diversi e a volte inaspettati, quasi imprevedibili. Ricordiamo Pietro il Venerabile, abate di Cluny. Egli svolse un ruolo di primo piano poiché nel 1140 conobbe due intellettuali cristiani, Ermanno di Carinzia, di origine tedesca, e Roberto di Ketton, la cui cultura era di stampo latino. L'abate affidò loro la traduzione del Corano, lavoro che essi terminarono nel 1143. Molti intellettuali, nel corso del XII secolo, si dedicarono alla traduzione di un gran numero di testi scientifici in arabo, di cui fornirono la versione latina. Ad esempio, la maggiore opera di Euclide, Gli Elementi, ci è giunta grazie alla traduzione di una copia araba del testo. Come a Toledo, anche in un'altra città della penisola iberica, Barcellona, si instaurò una stretta collaborazione fra ebrei e cristiani allo scopo di tradurre gli scritti in arabo. Lì operò un grande intellettuale, Abramo Baria, scrittore e dotto di religione ebraica. Fu attivo nella città spagnola tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo. Lì elaborò gran parte delle sue opere, o almeno quelle che sono giunte fino a noi. Lo scopo del suo lavoro era rendere fruibile agli ebrei che vivevano a nord dei Pirenei e che non conoscevano la lingua araba i fondamenti della scienza islamica. Nelle prefazioni delle sue opere, egli sottolineò sempre con chiarezza di avere attinto dai testi arabi, di averli adattati e tradotti. Realizzò anche un calendario ebraico e in merito commentò: «Se avessi trovato fra i testi disponibili in Spagna un trattato arabo sui calendari ebraici, lo avrei usato volentieri e non avrei aggiunto nulla di mio a quest'opera». È importante sottolineare la grande deferenza che Abramo Baria mostrò verso la cultura araba, nel cui ambito era cresciuto ed era stato educato. Nel 1146 Edessa fu riconquistata dai musulmani. Papa Eugenio III proclamò una nuova crociata.
vi presero parte anche il re di Francia Luigi VII e l'imperatore di Germania Corrado III. La violenza degli scontri in Terra Santa non intralciò l'opera di traduzione portata avanti in Andalusia. L'Europa avanzava con decisione nel suo processo di assimilazione della cultura orientale. Il traduttore più brillante e famoso del XII secolo fu un italiano, Gerardo da Cremona. Era venuto a sapere che a Toledo, nel cuore della cultura moresca, erano custoditi testi che gli avrebbero consentito di imparare l'astronomia. Perciò si recò in quella città, studiò l'arabo e vi si stabilì per diversi anni. Gli si attribuiscono 60 o forse 70 traduzioni dall'arabo al latino. Presumibilmente non le curò tutte da solo. La sua notorietà mise sicuramente in ombra alcuni suoi allievi. Egli comunque tradusse opere fondamentali di Tolomeo e di Euclide, trattati di medicina e di filosofia. Non fu l'unico a dedicarsi a tale attività. Questo periodo rappresentò il momento più favorevole per il passaggio della cultura araba nel mondo latino. La traduzione dei testi scientifici divenne un obiettivo di primaria importanza. La medicina, l'astronomia e la matematica arabe schiusero nuovi orizzonti, facendo conoscere all'Europa un rigore e un'accuratezza intellettuale fino ad allora ignorati. Gli europei smisero di tradurre i trattati arabi di medicina agli inizi del secolo XIII. L'opera di traduzione riguardò quindi le opere scritte in lingua araba prima del XII secolo. Oggi sappiamo con certezza che per questo motivo i medici medievali di cultura latina avevano conoscenze molto limitate in questo ambito rispetto a tutto quello che avevano elaborato precedentemente gli arabi. Il canone di Avicenna è sicuramente l'opera più importante. Ebbe un ruolo fondamentale. Fu usato soprattutto come manuale di medicina, anche se non tutti i lettori occidentali condividevano o adottavano le teorie dell'autore. Alcuni preferivano quelle di Razès oppure di Galeno. Questo testo, ad ogni modo, fu usato anche per l'insegnamento e stimolò molte opere di commento. Il canone venne tradotto nella seconda metà del XII secolo a Toledo, città che i cristiani avevano riconquistato un secolo prima. La traduzione in latino venne eseguita da Gerardo da Cremona, un brillante traduttore che aveva lavorato su testi di vari argomenti: astronomia, matematica, filosofia naturale e medicina. Nel fornire la versione latina del canone di Avicenna, Gerardo da Cremona cercò di essere quanto più possibile fedele al testo originale. Si attenne ai testi arabi, conservando a volte persino la struttura delle frasi. Era spinto da un grande desiderio di precisione e accuratezza. Per questo scelse un'impostazione così fedele. Ovviamente la versione latina risultò piuttosto oscura. Conteneva alcune parole arabe trascritte usando l'alfabeto latino. Ad ogni modo, la terminologia medica occidentale si arricchì di numerosi vocaboli arabi. Alcuni vennero latinizzati, altri invece non vennero assorbiti. Gli europei scoprirono gradualmente che il fulcro di tutta la conoscenza tramandata dagli arabi era costituito dalla filosofia. Divenne indispensabile conoscere Avicenna e Averroè. Le loro opere racchiudevano il segreto di quella razionalità che caratterizzava la grande forza degli arabi. Gli europei intrapresero la traduzione delle opere dei due grandi filosofi, mentre tralasciarono completamente lo studio della teologia islamica. Nel 1140 circa, l'abate di Cluny, Pietro il Venerabile, fece tradurre il Corano e altre due o tre opere brevi e poco note dall'arabo al latino. Seguendo questo slancio, si sarebbe potuto fare lo stesso con opere di teologia. Nella Spagna moresca, progressivamente riconquistata dai cristiani, i testi erano facilmente reperibili.
A Toledo ve ne erano in abbondanza. C'erano gli scritti di Al-Ghazali, ad esempio. Invece ci si limitò a tradurre le opere filosofiche. Probabilmente vi fu una deliberata volontà di occultamento, forse addirittura una sorta di censura, che colpì in modo particolare le opere arabe di argomento teologico. Vennero tradotti filosofi islamici che avevano scritto in lingua araba, ma non i teologi musulmani che pure avevano usato lo stesso idioma. Il filosofo la cui opera fu quasi completamente tradotta nella seconda metà del XII secolo fu Avicenna. Comparvero anche le versioni latine di alcuni testi di Al-Farabi e di Al-Kindi, ma fu un lavoro molto limitato se paragonato con l'enorme sforzo profuso nel tradurre tutta Al-Kitab al-Shifa, la grandiosa enciclopedia filosofica di Avicenna. Si cominciò con le parti essenziali, quelle sulla logica, sulla metafisica e con i libri che esponevano la sua teoria sull'anima. In effetti vennero scelti testi di grande valore. Questo fu l'approccio iniziale, il primo contatto dell'Occidente con una enciclopedia filosofica. In effetti, Avicenna si proponeva come interprete di Aristotele, ma le sue non erano semplici interpretazioni. Gli europei ebbero modo di conoscere per la prima volta una filosofia prettamente islamica. In seguito, alcuni decenni dopo, si tradusse Averroè, soprattutto alla corte di Federico II in Sicilia. Furono tradotti i commentari su Aristotele del filosofo arabo-spagnolo, in modo particolare il cosiddetto Grande Commento. Fu così che il pensiero di uno dei più grandi filosofi della Grecia antica si diffuse in Occidente, attraverso due intellettuali di lingua araba che usarono approcci diversi. Avicenna fu un interprete più libero, Averroè un commentatore più minuzioso. Sempre nel XII secolo, il re di Sicilia, Ruggero II, che parlava bene l'arabo, non solo incoraggiò le traduzioni, ma commissionò a intellettuali arabi alcune opere nella loro lingua. La più nota di queste fu una mappa del mondo conosciuto, realizzata dal geografo Al-Idrisi. Il normanno Ruggero II fu incoronato re di Sicilia nel 1130. E morì nel 1154. Avviò un programma di traduzioni e un progetto di studi presso la corte regia, completati in seguito dal figlio, Guglielmo I. Si creò una sorta di accademia di palazzo di cui facevano parte anche traduttori. La situazione nell'isola era diversa rispetto alla Spagna e questo è l'aspetto più importante da notare. Le opere più rilevanti non erano tanto le traduzioni, quanto i nuovi lavori scritti da intellettuali nella loro lingua madre. In Sicilia erano ben accetti studiosi di ogni provenienza. Al-Idrisi realizzò opere di geografia in arabo. Altri due o tre studiosi scrissero opere in greco. Il lavoro più imponente fu una mappa dettagliata del mondo conosciuto disegnata da Idrisi, realizzata direttamente in arabo. In Sicilia, dunque, non si portò avanti un semplice programma di traduzioni. Il sovrano, oltre a essere un appassionato studioso, riteneva fosse suo dovere contribuire a diffondere la cultura. Il capolavoro di Idrisi fu l'ultima grande opera scritta in lingua araba in Sicilia, oltre a qualche libro di poesia. In seguito ci si limitò più che altro alle traduzioni. In questo ambito è innegabile l'importanza del contributo dei sovrani. Sia in Sicilia, nel XII secolo, epoca in cui cominciarono le trasposizioni di testi dall'arabo, sia presso la corte di Alfonso X il Saggio a Toledo nel XIII secolo. Questi progetti furono sempre sostenuti dai regnanti. Le traduzioni venivano eseguite a palazzo. Si crearono accademie di corte modellate su quella di Cordova, che a sua volta si ispirava a quella di Baghdad.
Alla fine del XII secolo, in Oriente avvennero molti mutamenti politici. In Egitto i Fatimidi furono sconfitti. Salì al potere la dinastia sunnita degli Ayyubiti, fondata dal Saladino, il celebre condottiero che si oppose duramente ai crociati. Nel 1187 egli annientò l'esercito del re di Gerusalemme e riconquistò la città santa. In Europa questa sconfitta indusse a promuovere una terza crociata. Vi presero parte l'imperatore di Germania Federico Barbarossa, il re di Francia Filippo Augusto e il sovrano d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, alleati contro il nuovo nemico. A questa spedizione, che non fu risolutiva, ne seguì una quarta nel 1202, una quinta nel 1217 e una sesta nel 1227. Periodi di aspri combattimenti si alternarono a tregue, spesso infrante, servendosi di futili pretesti. In Spagna, la decadenza degli Almoadi consentì ai principi cattolici di sferrare una robusta offensiva contro l'Islam. Nel 1236 conquistarono Cordova e nel 1248 Siviglia. Dei domini arabi in Andalusia restava solo il regno di Granada. Alfonso X, re di Castiglia e di León, colse l'ottima occasione che gli si presentava. Nei territori appena conquistati, la cultura islamica era quella dominante. Decise di far propria la vasta eredità culturale che gli arabi avevano lasciato in Spagna, facendo tradurre le loro opere non in latino, ma in castigliano. Con il suo sostegno, prese corpo un progetto di traduzione di testi di argomento vario, tra cui trattati scientifici in lingua araba e opere letterarie. Nel XIII secolo si diffuse in Europa una grande sete di conoscenza. Nacquero le prime università destinate a formare una nuova élite di teologi. Essi si avvalsero delle versioni latine di opere di filosofi e intellettuali arabi per dare un'impronta razionale allo sviluppo della dottrina cattolica. Il pensiero arabo, tuttavia, schiuse scenari pericolosi alle menti dei teologi, sia perché era costruito sulle basi di un altro credo, sia perché induceva a una razionalità svincolata da ogni fede religiosa.